Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di Lollo Caffè, la torrefazione campana che torna a Venditalia dopo 4 anni. Siamo in compagnia di Ciro Lollo, l'amministratore delegato dell'azienda. Ciro, bentornato. Grazie e bentornato anche a voi e un saluto a tutti gli amici di Vending News. E allora, dopo 4 anni, insomma, c'è tanto da dire perché sono successe tante cose, soprattutto negli ultimi 2. Ci sono state tante novità a cui avete lavorato, il vostro ufficio ricerca e sviluppo ha lavorato tantissimo, diciamo che non è stato con le mani in mano, e avete avuto oggi, in questa 4 giorni milanese, l'opportunità di rincontrare nuovamente i vostri clienti affezionati, nuovi contatti che desideravano entrare in contatto con voi e presentare tutto ciò che avete realizzato in questo lunghissimo periodo. Sì, in effetti in questi 2 anni, soprattutto di pandemia, noi abbiamo cercato di creare delle nuove soluzioni a questo mercato che richiede sempre delle novità. Difatti abbiamo lanciato la capsula in alluminio, gli imballaggi totalmente riciclabili, composti da monomateriale, e quindi andare in una filosofia di ecosostenibilità, proprio perché il mercato ci sta chiedendo questo e il mondo vuole questo. E dopo 4 anni e 2 anni di pandemia e 3 mesi di guerra, aggiungerei, devo dire la verità, sono rimasto molto sorpreso, perché ho visto tantissima energia, tantissima voglia di riscatto da parte di tutti gli operatori, sia noi produttori che i clienti, e quindi sono stato sorpreso positivamente. Alle nostre spalle vediamo le specialty che avete realizzato e presentato in questa occasione. Questa è solo l'ultima delle tante novità. Di cosa si tratta? Infatti, si tratta di una capsula in alluminio uguale all'espresso originale, solo che noi l'abbiamo lanciata sia nelle 3 solite miscele, ma anche in 2 monorigini, in modo da dare un po' più un messaggio di qualità e di conoscenza del mondo caffè. Per cui siamo soddisfatti, perché abbiamo raggiunto un ottimo livello qualitativo, e poi andando nel filone dell'ecologia, dell'ecosostenibilità, l'alluminio è riciclabile a vita, per cui cerchiamo di eliminare un po' di plastica. Questo è il messaggio che noi cerchiamo di dare al nostro pubblico. Infine, ma non ultimo, quest'anno avete per la prima volta sponsorizzato il Giro d'Italia. Ah sì, è una cosa che ci tenevamo tantissimo, perché è la più antica manifestazione italiana, sportiva italiana, difatti siamo alla 75esima edizione. E anche il Giro d'Italia, che è uno sport basato su sforzo fisico, non ricerca, c'è tecnologia di energie. Esatto, non c'è tecnologia, non c'è alta attrefazione nella prestazione di un atleta. Noi siamo voluti essere presenti proprio per dare il nostro segnale di energia e passione, perché è uno sport che richiede tanta passione, il ciclismo. La passione che ora io ti invito, ma guarda, io devo invitare te in casa tua a bere la passione di Lollo Caffè in tazza. Molte grazie, la passione che... stavolta nella tazzina di ceramica andiamo ad assaggiare. Ciro, grazie per la collaborazione. Grazie a voi, e possiamo fare anche un brindisi, cin cin, perché col caffè si può anche festeggiare un evento che sarebbe quello di rivederti qui, perché so che hai passato un brutto momento, quindi alle prossime 1000 fiere. Alle prossime 1000 fiere, grazie, grazie per l'augurio, e io direi alle prossime
1000 filiere per i clienti di Lollo Caffè. Grazie.